Ed eccoci al tappone tanto atteso. Da Trento a Bormio, passando per la rampa di Molina di Ledro, poi il passo di Campo Carlo Magno, il Tonale e infine il Gavia, che coi 2621 metri a ridosso del traguardo, 30 km all'arrivo di Bormio, è certamente una salita decisiva. E sul Gavia un uomo solo viaggia verso la vetta. Eimerio Massignan, la sorpresa, la rivelazione di giornata. Massignan stacca Gaul e precede tutti gli scalatori. È bravissimo, è lanciato verso la vittoria di tappa e addirittura verso una possibile conquista della maglia rosa. Massignan è scatenato, sale col rapportino e rende vana la rincorsa di Charlie Gaul. Il grande scalatore lussemburghese, vittorioso l'anno prima al Giro. Si sale sullo sterrato tra mille polemiche. Jacques Anquetil, in maglia rosa, il giorno prima aveva addirittura minacciato di non partire. I dirigenti della Finsec e la sua squadra erano stati chiari. Andiamo in ricognizione sulla terribile montagna. Se la vedremo impraticabile, torneremo indietro e ritireremo la squadra. Ecco Anquetil in chiara difficoltà. Sembra anche abbia sbagliato rapporto. Va su con eccessiva durezza. C'è un tratto di strada bagnata e rischia addirittura di cadere. Nencini passa e si trova la strada sbarrata. Ed è a quel punto che Gastone supera la maglia rosa in chiara difficoltà e propone un primo serio attacco. Ecco Rostollan, gregario della maglia rosa. Rick Van Looy, certamente non a suo agio, a quota 2600. Coppino Carlesi, Battistini. Ci sono spinte per tutti su queste pendenze incredibili. Questo non è un ciclista, ma un semplice cicloturista che ha provato per qualche metro a pedalare come i professionisti. Siamo verso la vetta. I primi salgono in maniera regolare, gli altri procedono a spinte. Massignan, tutto solo, non sa ancora che vivrà un incredibile dramma. In discesa Fora aveva 3 minuti di vantaggio. Perde terreno e viene ripreso da Charlie Gaul. Il Veneto, miglior grimpeur dell'anno, vittima di 2 forature, però preceduto all'arrivo a Bormio da Gaul in annata no. Nencini si batte da Leone, ma 28 secondi lo separano alla fine da Anquetil. 3:41 e con Carlesi Coletti.